Oggi, dopo mesi e mesi di allusioni, apparizioni magiche nelle background dei miei video e tantissime comparsate all'interno degli stessi, oggi sì, parliamo della scheda video gattino. La leggendaria scheda meme è rosa e kawaii e decide lei quello che vuoi tu. Vuoi personalizzarla? Manco per le palle. Kawaii! Vuoi usarla per giocare? Preparati al 2013. Ma insomma, scopriamo questa meravigliosa scheda. Ma prima un messaggio dal nostro sponsor. Sono la scheda video gattino, iscriviti a Mordente. Grazie, sponsor. Partiamo dalle caratteristiche generali. Questa scheda si professa come una RX 580, ma in realtà è palesemente una RX 570. Ha i suoi stream processors, ma lei non lo sa e consuma come un fottuto treno a carbone. Dotata di ben due ventole, che manco i peggiori case da Caracas, la 580 gattino decide lei come funzioni la fisica e non scalda lo stesso. Ed è pure semipassiva, cioè tipo ogni tanto decide che le ventole si fermano e ogni tanto le riavvia. Un po' come le va. Alla modica cifra di troppi euro, vi portate a casa una scheda che sa solo quello che non è. Con il suo elegante backplate azzurro con decalcomanie di nuvole stilizzate giapponesi, probabilmente il motivo per cui questa cosa non fonde con tutti i watt che si porta sul groppone, la Cute Pet si presenta spavalda e pronta a ridicolizzare ogni big navi e ampere che le si pari davanti. Con i suoi ben 6 sensori di temperatura che indicano tutti la stessa temperatura in ogni situazione, potrete anche monitorare la temperatura del liquido in una scheda video ad aria, supportata da ben 4 heatpipe di dimensioni ambigue. Personalizzate. Ma chi ne ha bisogno? La Cute Pet decide per te un singolo colore, nient'altro. La scheda video gattino si presenta con un unico colore di LED che scalda in maniera aggressiva questo gattino facendolo diventare un panda di Chernobyl. Hai avviato la GoPro, l'hai accesa e avviata con i comandi vocali per qualche ragione. La mia voce è troppo dominante. Per una tinta full rosé che sento i graphic designer urlare al capolavoro da qui. Prestazioni? Questa è la Dacia delle schede video, tovarish. Rivivi i flashback del Vietnam con la Cute Pet, spara a caso in un campo di battaglia, rivivi il 2013 con le prime generazioni di Xbox One e un 1080p tutto al minimo, ma proprio che più al minimo non si può. Fai rosicare tutti i tuoi followers con una scheda video a forma di gattino perché tipo il 50% della gente che ti segue sono weeaboo. Ma passiamo ad altri punti a favore di questa scheda. Per esempio, quando l'accenderete, si illumina il nasino, eh? La vostra scheda video si illumina il nasino? No. Ha le orecchiette da gatto? No. Però, comunque, questa scheda video ha anche dei punti negativi. Per esempio, quando la accendi non fa Nio. E neanche Arara. Quindi sono arrabbiato. Scopri come una scheda video meme ha comunque i pad termici messi meglio rispetto alla maggior parte delle custom RX 5700. Incredibile! RX 580 Cute Pet. Perché avere una scheda video normale quando puoi essere bullizzato a scuola?